E ci cascavo anch'io se non incontravo lui. E quindi firmo le dimissioni. Non bestemmiare! Il posto fisso è sacro! Il mito aveva del ragione. Posto fisso ai tempi cinematografici di Checco Zalone, ma anche in quelli reali. E per gli altri, il salvagente del reddito di cittadinanza, il governo Meloni va verso l'abolizione di tale misura dal 2024, mantenendo agevolazioni per le categorie più svantaggiate, almeno così è stato ribadito. Ma i cittadini sono favorevoli o contrari all'abolizione del reddito? Abolire il reddito di cittadinanza. Di cittadinanza. Perché? Perché io prendo 300 euro al mese e non mi tocca, ho una bimba, non posso campare. Cioè lei prende 300 euro di stipendio? E una figlia pure. Per la cittadinanza direi che sono abbastanza contrario per l'abolizione. Contraria. Perché? Perché credo che sia una buona opportunità per chi la usa bene, ecco. Per dare appunto la possibilità a qualcuno che non ha lavoro e quindi rimetterlo nel campo del lavoro. Perché contrario, perché molti non vogliono lavorare, perché io ho un'impresa e non riuscivo a trovare un operaio. A favore perché molti hanno veramente bisogno di un incentivo. Le persone anziane che hanno bisogno è giusto che ce l'hanno un reddito di cittadinanza, mentre invece chi è giovane, che può lavorare, che non la scusa del reddito di cittadinanza non lavorano, e noi che abbiamo bisogno di dipendenti non lo troviamo perché nessuno vuole lavorare. Il reddito di cittadinanza non è mica una balla, questo è il nuovo che avanza con tutta la banda che suona e che canta, e ti alzi alle 10, te ne vai al bar e nessuno... Non è che qualcuno forse ci ha marciato in Italia? Questo sicuramente. Il reddito di cittadinanza alle persone giuste. Cioè persone che hanno le famiglie, persone che hanno perso il lavoro a 50 anni, quindi praticamente dare della cittadinanza a dei ragazzi che hanno 27-28 anni e possono lavorare, non sono d'accordo su questo. Non c'è dubbio, però lo Stato deve trovare gli strumenti per evitare che ci marcino, perché il fine di un reddito simile che poi c'è in tutta Europa è di aiutare chi non è in grado di lavorare, anche dire quelli che sono in grado di lavorare glielo togliamo, ma vabbè. C'è tanta gente che è in grado di lavorare, ma il lavoro non lo trova. Reddito di cittadinanza, lei è contrario o favorevole? Contrario. Perché? Perché sto lavorando e loro non lavorano, prendono più di me. Lei quanto prende, glielo posso chiedere? 700 euro di pensione. Penso che loro sappiano benissimo chi davvero debba usufruirne e chi no. Poi che si chiudano gli occhi laddove si vogliano chiudere, beh. Il governo Meloni potrebbe andare verso l'abolizione del reddito dal 2024. E voi siete favorevoli o contrari? Sono d'accordo all'aiuto alle persone che hanno bisogno, assolutamente. Molte più verifiche, controlli ce ne sono stati pochi. Fare ancora, investire sui controlli. È d'accordo con la moglie, deve dire la stessa cosa, la costringe o no? Sono d'accordo solamente su un fatto, sì. Che questo reddito di cittadinanza, che va bene, viene preso anche da quelli che hanno la pensione di 950 euro. Cioè tu stai prendendo una parte dei miei soldi, io non prendo 9,50, però una parte delle mie tasse vanno a finanziare sto reddito di cittadinanza. Io sono d'accordissimo, ma andiamo a prendere i soldi da chi veramente ne tiene tanti. Sono favorevole se poi viene applicato nella giusta maniera, non che uno ne approfitti e basta. Sinceramente sono contraria, specialmente che adesso sono aumentato così tanto luce e gas e li aumenti nei supermercati almeno del 40%. E poi questi che prendono il reddito di cittadinanza non vogliono lavorare. E dice? Sì, beh, così ci sono tanti casi, cioè non si possono regalare i soldi, ecco. Bisogna guadagnarseli. Il reddito di cittadinanza non è mica una balla.